Benvenuti a questo nuovo tutorial talk. Oggi vedremo come sostituire il forcellino della vostra mini. La prima cosa da fare è portare la catena sul pignone più piccolo in questo modo per facilitare la rimozione della ruota posteriore. Subito dopo allunghiamo la gabbia del deragliatore e la blocchiamo in posizione con l'apposito tasto. Dall'altro lato allentiamo la leva del perno posteriore e lo svitiamo completamente per rimuovere la ruota posteriore. Con una mano ci aiutiamo spostando indietro il deragliatore per spirare la ruota nel modo migliore. Con una chiave esagonale da 5 mm andiamo a svitare la vite che fissa il deragliatore al forcellino che dobbiamo sostituire. Con una chiave esagonale da 2,5 mm andiamo a svitare la vite di fissaggio del forcellino sul telaio della nostra MIG. Ok, abbiamo rimosso il vecchio forcellino da sostituire perché è piegato o rotto e la sua vite di fissaggio. Mi raccomando, non utilizzate più la vecchia vite per fissare il nuovo forcellino al telaio, ma utilizzate la nuova vite che vi arriva insieme. Andiamo adesso a montare il nuovo forcellino e la sua nuova vite di serraggio. Il forcellino va posizionato in questo modo sul telaio e andiamo poi ad avvitare la vite sempre con una chiave esagonale da 2,5 mm. Non andiamo a stringere completamente, ma lasciamo un po' di gioco al forcellino in modo che possa muoversi leggermente in questo modo. Con la chiave esagonale da 5 mm andiamo a riavvitare il deragliatore al nuovo forcellino. Il dente del deragliatore deve essere abbattuta con il dente del forcellino prima di serrare completamente la vite di fissaggio del deragliatore. Rimontiamo adesso la ruota posteriore sulla nostra MIG. Con la mano destra ci aiutiamo spostando all'indietro il deragliatore, facciamo combaciare la catena sul pignone più piccolo, facciamo attenzione che il disco passi esattamente tra le pastiglie. Mi raccomando, tenetevi sempre a portata il perno posteriore in modo da poter serrare rapidamente la ruota in posizione. Sganciamo la gabbia del deragliatore, la riportiamo alla sua posizione normale e con la chiave esagonale da 2,5 mm andiamo a stringere la vite di fissaggio del nuovo forcellino. Abbiamo terminato il lavoro, buon ride con Toc!